è un quartiere che è morto, le attività ormai non hanno più speranza di ripresa, perché la strada, che è una bretella importantissima, è chiusa, non si sa questi lavori che sono importantissimi, perché i danni sono notevolissimi e di grandissima gravità, non si sa come e quando saranno poi affrontati. Mi chiedo, tanti anni fa c'è stato un inizio di metropolitana, di tram, si ricorda? Il tram veloce, che praticamente si è arenato a piedi rotta, le ruspe sono rimaste cementificate, c'è stato uno scandalo, hanno trovato l'acqua e quindi si sono bloccati. Come dico io, ma con quale criterio tecnico si fa un'altra volta un progetto di metropolitana dentro all'acqua? Cioè praticamente in un posto in cui non si poteva fare il tram si va a fare la metropolitana. Voglio dire al sindaco in persona che sono profondamente delusa, sono una cittadina che l'ha votato, che ha salutato con gioia l'avvento di questa nuova giunta comunale, ma come me 3.000 altre persone che l'hanno votato sicuramente non lo rivoteranno più, perché non ha fatto nulla per Napoli se non peggiorare una situazione già disastrosa. La situazione alla Riviera di Chiaia è difficile, è urgente un ripristino della viabilità, perché tutto il commercio della zona, in particolare ad esempio della torretta di via Piedigrotta, si poggiava sulla viabilità, sul transito e quindi sulla fermata di tanti clienti.